tutti. Ciao a tutti. Siamo in live. Hai visto come sono stata coordinata? Sto imparando. Oggi siamo qua con il buon Massimo, che ci ha proposto di parlare, devo dire, di un regista che a me piace molto. Si chiama, oltretutto, adesso ve lo dirò con l'accento giusto, e io ho sempre sbagliato l'accento, perché sì, è Yorgos Lanthimos. Per chi non lo conoscesse, è un regista greco, classe 1973, attivo nel cinema in realtà già dagli anni 90. Dal 2000 invece si è dato poi ai lungometraggi. Il suo lungometraggio d'esordio è del 2001, l'anno scorso, nel 2020, è uscito in Italia il Kinodontas, che è uno dei suoi film forse più famosi. Io lo trovo, insomma, un regista estremamente polarizzante, nel senso che anche sia per la critica che per il pubblico, tendenzialmente si fa fatica a non rimanere quantomeno scottati dai suoi film. Lui è in grado di creare questo universo estremamente surreale, estremamente pervaso da questo dark humor. Avevo portato due citazioni di Lanthimos stesso. Allora, la prima dice: mi piace costruire film in modo che li faccia, in questo caso faccia sentire gli spettatori un po' a disagio, ma almeno saranno in grado di goderne, ne saranno intrigati e inizieranno a capire il significato delle cose, e si spera che nel momento in cui arrivino alla fine avranno un forte senso di continuare a pensarci. Quindi in questo senso, ovvio che si capisce già come Lanthimos non interessa di piacere, poi in particolare lui vuole arrivare secondo quella che è la sua poetica, in maniera radicale, in maniera drastica, però l'importante è che i suoi film rimangano in testa. L'altra invece è più effettivamente sulla costruzione del film, quindi tutte le nostre storie iniziano con l'osservazione di situazioni che esistono già. Prendiamo queste situazioni e le esageriamo, le facciamo più grandi per descrivere più facilmente il fulcro del nostro pensiero iniziale. La cosa divertente è che non importa quanto cerchiamo di esagerarle, la vita vera è sempre molto più eccessiva. E un po' questo è, credo, l'emblema del pensiero di Lanthimos nel costituire i suoi film. Io credo che sia tra gli autori contemporanei quello che più si avvicina al concetto di distopia. Lanthimos crea a tutti gli effetti una distorsione della realtà che noi conosciamo, una realtà distorta sufficientemente tanto da sembrare lontano da quello che è il nostro mondo, ma sufficientemente non distorta abbastanza da non considerarlo comunque familiare. I film sono apparentemente molto normali, ma piano piano si rivelano essere ambientati in questo universo surreale alternativo che è basato su dinamiche che sono comuni ma vengono distorte in qualche modo, esagerate, frustrate, e ogni volta queste leggi si rivelano estremamente claustrofobiche e la disobbedienza diventa quasi inevitabile. Come se noi stessimo cercando di mettere a posto tutti i pezzi del puzzle per capire esattamente cosa sta succedendo, ma non riusciamo mai veramente a farlo, e quindi non riusciamo mai a sentirci parte del film e del mondo che abbiamo davanti. E per questo dico distopia, perché è una distorsione, una rifrazione di una realtà che noi conosciamo, ma che ci presenta a noi in modo alternativo, in modo parallelo, proprio differente, ma non abbastanza da non essere compreso. Su Instagram ho chiesto se, secondo il pubblico, Lanthimos fosse uno dei registi migliori contemporanei, e devo dire che ho avuto tutte risposte positive. Secondo te è una brutta copia di Barry Lyndon? E ti aggiungo anche una mia domanda: secondo te la Kubrick ha influenzato il regista nella costruzione proprio registica dei suoi film? Io dubito che Kubrick non abbia influenzato quelli che sono gli autori contemporanei. Rispetto al confronto con Barry Lyndon, in realtà credo che Kubrick fosse molto più interessato a rendere l'ambiente circostante un qualcosa di che partecipasse al film stesso. Cioè, in Barry Lyndon effettivamente quello che vediamo è effettivamente importante ai fini della storia, mentre invece in Lanthimos lui riesce a costruire questo sfondo assolutamente opaco, piatto, asettico, dentro cui i personaggi si muovono. Utilizza solo luce naturale, vuole che gli attori siano truccati il meno possibile, perché vuole proprio trasmettere questo senso di grande realismo. E invece, per quanto riguarda
non so, mi verrebbe da dire anche i movimenti di macchina. A me viene sempre in mente il sacrificio del cervo sacro, no? Dove effettivamente la presenza della camera, cioè questi movimenti di camera, nonostante siano morbidissimi, in realtà sono abbastanza presenti. Non lo so, un po' mi ricorda comunque Kubrick. E la composizione dell'immagine sicuramente in alcuni punti, soprattutto appunto nella Favorita, nel sacrificio del cervo sacro, si nota tanto. Però per quanto riguarda i movimenti di macchina, quello che si nota è che difficilmente, soprattutto nei suoi ultimi film, mette la camera a livello dello sguardo del personaggio. La camera è sempre un po' più in alto, un po' più in basso, un po' più a destra, oppure segue il personaggio alle spalle. I personaggi sono tendenzialmente manichini, burattini buttati lì in mezzo a fare quello che devono fare, e la camera è lì un'entità che sta lì a guardare quello che succede. Poi anche pensavo a come lui usa le zoomate, a parte appunto l'uso di focali particolari. La Favorita è incredibile nell'uso del grandangolare, è incredibile. Lo zoom avviene su il personaggio o sull'azione, però ad accentuare un qualcosa che non è ovvio per lo spettatore, quindi aumenta questo senso di straniamento. Da quello che ho letto mi sembra che già i presupposti del cinema di Lanthimos ci siano già in Chinetta. È ovvio che poi con Kinodontas forse sì, no? Si affina tutto poi quello che è Lanthimos. Di Lanthimos mi piace il fatto che ci metta spesso citazioni di letteratura e filosofia, come Lars von Trier. Penso per esempio al sacrificio del cervo sacro, in cui per la stesura della sceneggiatura si ispira a un mito greco. Io qua mi attacco anche con un'altra domanda. Ti chiedo anche secondo te quanto conta il background greco all'interno della filmografia di Lanthimos. Questa è una domandona. È indubbio il fatto che non sia solo il background del proprio paese che un regista si porta dietro, ma immagino appunto anche l'educazione che ha ricevuto. Noi siamo abituati a concepire la mitologia come un racconto di qualcosa di estremamente radicale e molto spesso crudo, ma che noi accettiamo in quanto facente parte di quel tipo di racconto, di quel tipo di narrazione. E allo stesso modo, secondo me, Lanthimos quasi lo usa come un palliativo, l'idea della mitologia. Cioè, io credo che a partire da Kinodontas questa costruzione di questo mondo si sia sempre più allargata. Appunto, Kinodontas, dove lo spazio in cui queste appunto regole astruse vengono inserite è uno spazio controllato. In The Lobster aumenta leggermente questo senso di estremamente, questo ampliamento e raggio d'azione, perché abbiamo diversi ambienti, tutti estremamente controllati, ma che in qualche modo uniti insieme fanno parte di un mondo unico. Quindi abbiamo l'hotel dove vigono alcune regole, i boschi dove ne vigono altre, quindi appunto quelli dei single, e la città dove invece ci sono solo coppie. Nel sacrificio del cervo sacro aumenta ancora di più, perché in qualche modo noi non andiamo a vedere tutto il mondo, ma andiamo a colpire quello che è un ambiente un po' più, vogliamo chiamarlo, pubblico. E con Nimic, secondo me, aumenta ancora di più, nel senso che il mondo che Nimic racconta è tutto il mondo, è il nostro mondo. A te piace più Lanthimos pre The Lobster o Lanthimos post The Lobster? Cioè, trovi delle differenze quando si è aperto un po' al cast internazionale, a queste cose, o trovi che il cinema sia più o meno equilibrato? Devo dire che in generale io ho apprezzato come Lanthimos si è anche maturato nel gestire anche un cast internazionale, budget maggiori. Io sono sempre per le soluzioni radicali, tendo a preferire sempre i primi lavori dei registi, dove i registi hanno più libertà di esprimere il loro modo effettivo di vedere le cose. Sicuramente io preferisco quando un regista è duro e crudo e ci fa vedere esattamente quello che vuole, anche con poco budget e con però solo con quello che ha da dire. Fondamentalmente quello che vuole fare Lanthimos è, facendo vedere l'assurdità delle regole che permeano questo mondo, ci vuole spingere a pensare, come diceva appunto nella prima citazione, ci vuole spingere a pensare al nostro mondo, al fatto che magari noi semplicemente ciecamente accettiamo delle verità che ci sono date per scontate. Invece per quanto riguarda Nimic, l'ho trovato estremamente poetico. Mi è piaciuto come ha descritto bene la paura di un individuo
di non essere riconoscibile. Questa sensazione di inquietudine mi sembra che venga provata molto più dallo spettatore di non riconoscersi che dai personaggi. I personaggi provano a libellarsi ogni tanto alle regole che gli vengono imposte, ma non tentano mai di negare queste regole. Sanno per certo che quelle regole esistono e devono per forza attenersi a quelle regole. Nel momento in cui fanno quella prova nel letto, no, tra virgolette prova, in cui la donna poi si sdraia dietro un momento per riconoscere il proprio partner, abbandonandosi un po', no, alle sensazioni primordiali. E secondo te perché poi... Perché avviene quello che avviene? Perché avviene quello che avviene, ragazzi? Spero che voi abbiate visto Nimic. Come faccio a dirlo senza spoilerarlo? Non lo so. La sensazione che l'Antimos vuole suscitare è proprio quella di... essere impossibilitati a capire quello che sta succedendo, perché per noi è talmente distante quel modo di vedere che non c'è nessuna maniera di arrivare a percepire o a non percepire, in questo caso, quello che i personaggi percepiscono. È un corto alla fine di neanche 10 minuti e in forse 30 secondi ti ha già esattamente dato quello che è il ambiente, situazione, status familiare. E uno pensa spesso che fare un lungometraggio sia più facile, sia più difficile che fare un cortometraggio. Io sono, e noi lo sappiamo bene per esperienza, sono dell'idea opposta e penso che sia molto più difficile rendere una storia, fare empatizzare lo spettatore con una storia di 12 minuti, come in questo caso 10 minuti, piuttosto che un film di un'ora e mezza, che è molto più semplice. Ti deve trasmettere un messaggio di inquietudine, cioè nel farti non empatizzare con i personaggi lui è bravissimo, sia lungometraggi o che siano cortometraggi non c'è problema, però nel trasmetterti quel messaggio, nel trasmettersi quel senso di inquietudine in 10 minuti è un lavoro, secondo me, incredibile. In realtà non mi sono mai sentito sollevato durante la visione di Kinadontas, anche perché il parallelismo con il reale a me personalmente è risultato evidente, nonostante il raggio di azione del film fosse limitato. Non credo che non sia disturbante o che sia estremamente astratto, credo in realtà tutto il contrario. Mm-hmm. E poi quello che avviene al suo interno è effettivamente portato alle estreme conseguenze, però rispetto a un sacrificio del cervo sacro, dove quello che avviene è effettivamente lontano da quello che noi possiamo percepire come un evento plausibile all'interno del mondo come lo conosciamo, in Kinodontas effettivamente le regole, come dicevo, sono settate da qualcuno che noi vediamo in carne e ossa, che noi possiamo percepire, possiamo tra virgolette controllare. Non c'è una vera scena di sesso nei suoi film, ma solo scene di semplice eccitamento, soprattutto nel Sacrificio del cervo sacro. Forse solo in Kinodontas c'è del vero sesso, ma tra fratello e sorella, quindi anche qui è venuto un po', cioè è vissuto un po' come un atto asettico. È come se i personaggi stessero parlando, stanno semplicemente seguendo dei gesti robotici, quasi fossero manichini, ma è la stessa emozione che non mettono nel parlare, in un atto come potrebbe essere quello sessuale o di interazione di qualunque tipo. Cioè il fatto che loro non abbiano, i personaggi non abbiano idea in realtà che quello che vivono è un mondo distorto, rende meno disturbante il film rispetto a The Lobster, che invece no, invece i personaggi sono consapevoli di quello che vivono. Noi ci troviamo ad interpretare quello che succede in Kinodontas come molto più sensato, in tutto il, insomma, prendetemi con le pinze, rispetto a quello che succede in The Lobster, dove effettivamente quello che ci viene messo davanti è tendenzialmente un mondo che si comporta in un certo modo, e quindi che però non ha le regole, non ci vengono effettivamente date nei film di Lanthimos, nessuno, a parte in Kinodontas forse, cioè noi le impariamo attraverso i comportamenti dei personaggi. Per me è più disturbante Psycho di Hitchcock e anche L'Esorcista, due film che non sono mai riuscito a rivedere. Però posso dire che lì è esplicito, il Lanthimos lo trovo molto più subdolo. Per me è molto più d'impatto una cosa così anche psicologica, piuttosto che invece la scena più diretta o comunque il messaggio molto più diretto. A me questo mi crea più ansia. E infatti è per quello che, lo stesso motivo secondo me per cui Davide dice adesso che per lui Kinodontas è più, dato che potrebbe essere plausibile in una realtà, cioè una nostra realtà, è più disturbante rispetto al mondo distopico di The Lobster, che potrebbe succedere ma non è questo il mondo, cioè non è questo
questo è il momento. E niente, allora, siamo arrivati alla fine. Ringraziamo Massimo, veramente molto interessante. Grazie a voi. È stato bellissimo, io parlerei di Lantimos per ore, quindi... Organizzeremo una seconda puntata, dai. Sì, assolutamente, sono curiosa di sapere il tuo prossimo argomento, perché porti sempre argomenti felici. Sì. Ciao Massimo, ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao. Grazie. Grazie ragazzi.